Benvenuti sul mio canale. Prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi al mio canale e di seguirmi su tutti i miei social. Utilizzo della gomma Eva Glitter. Per realizzare la sagoma utilizzo un bicchiere. Più il cerchio è grande, più la pallina risulta grande. Realizzo dei cerchi in due colori. Ora piego il cerchio in due e lo ripiego. Questo serve a segnare un quarto di angolo che vado a piegare. Una volta piegato, vado ad incollare aggiungendo poca colla. Il lato dei glitter deve risultare nel lato interno. Stendo la colla con la punta della pistola. I cerchi piegati devono risultare tutti uguali. Quando piego, sistemo bene il centro che sto incollando. Ho piegato 6 cerchi in colore oro e 6 cerchi di colore blu. Volendo si può realizzare anche in un unico colore. Cerco di essere precisa. I bordi devono essere tutti allineati. Vado ad unire 2 petali per volta. Incollo fino dove arriva la piega centrale. Metto sempre poca colla in modo che non fuoriesca. Incollo 2 petali per volta per rendere il lavoro più semplice. Prima di assemblare, realizzo 2 piccoli fiori con una piccola fustellatrice a mano. Volendo, si possono anche tagliare a mano. Vado ad assemblare la corona di petali. Vado ad attaccare vicino 3 coppie. Devono essere 6 petali. Realizzo una piccola fisarmonica. Dopo averli uniti, li vado a chiudere in questo modo. Prima di lasciare, lascio sempre asciugare la colla. Procedo a realizzare l'altra parte della pallina. Incollando nello stesso modo e allineando sempre tutti i petali nello stesso modo. Guardate i petali sotto, sono tutti uguali, anche sopra sono tutti allineati. Vado a chiudere il foro rimasto sopra con un piccolo fiorellino.
Con la striscetta realizzo un piccolo rotolino inserendo all'interno il cordoncino. Questa pallina è molto bella e molto particolare e la si può realizzare in qualsiasi colore. Ora vado a chiudere la pallina. Se il lavoro è stato fatto in modo perfetto, la pallina si chiude in modo preciso. In qualsiasi posizione viene messa, si chiude in modo perfetto. Aggiungo poca colla nell'interno e vado a chiudere. Faccio in modo che tutti i petali si chiudono in modo perfetto. Devono essere tutti allineati. Dove c'è bisogno aggiungo un po' di colla. La pallina è terminata. Mi raccomando di seguirmi su tutti i miei social, di iscrivervi al mio canale e di attivare la campanellina. Se vi è piaciuto mi date un like. Grazie per aver guardato questo video e ci vediamo al prossimo. Ciao a tutti!